Sono decine di migliaia i lavoratori che oggi, nella giornata di mobilitazione promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati, sono scesi in piazza a Roma, Napoli e Venezia con la CGIL, per dire no alle politiche dei tagli di tanti governi europei. Politiche, ha spiegato il segretario generale della CGIL intervenendo dal palco di Piazza Farnese a Roma, che rendono la parte più povera d'Europa ancora più povera e premiano i più ricchi, chi vive di patrimoni e non di salari e pensioni. Una manovra che non costruisce un futuro degno di questo nome, ingiusta ed iniqua. Il risultato di queste politiche, ha aggiunto il leader della CGIL, è che l'Italia è il paese che cresce meno, sottolineando la necessità di una svolta nelle politiche economiche e sociali. La cosa più odiosa, ha concluso Epifani, è che i tanti debiti di questa crisi potranno essere pagati dalle giovani generazioni. Ed è per loro che questa battaglia della CGIL ha senso e deve avere un suo futuro. Abbiamo deciso di fare questa manifestazione nell'ambito delle manifestazioni del sindacato europeo, che hanno visto Bruxelles come capitale di una grandissima manifestazione, e tanti scioperi nazionali, a partire da quello spagnolo, che mi diceva adesso il collega spagnolo essere stato davvero molto grande. Cosa chiediamo? Diciamo alla Commissione e ai governi europei che ci vogliono politiche di sviluppo, perché la disoccupazione sta salendo, e politiche di equità, perché questa è una crisi che ha colpito i più deboli, che pagano due volte il portato di questa crisi. Quindi è una richiesta di un cambiamento della politica economica e della politica sociale.